caponata siciliana ci occorrono capperi dissalati, olive denocciolate, peperoncino quanto basta e quindi spezie, pomodorini, pesce spada che sarà la chicca di questa caponata e tagliato a tocchetti, una cipolla, due spicchi d'aglio, olio, aceto di vino bianco e se si vuole più sugosa il sugo, appunto, salsa di pomodoro, sedano e melanzane. Guarda che belle grandi che sono queste. Mamma, dimmi. Tagliamo finemente la nostra cipolla, una intera. Sì. Tra l'altro della caponata già trovi la ricetta sul canale, però la mia versione, questa è quella di mia madre, in cui ci aggiunge sia l'aceto che il pesce spada. Esatto. Quindi diventa proprio alla siciliana. Esatto, io non lo sono, ma so farlo. Vero mamma? Esatto. Pensa. Ho imparato l'arte culinaria siciliana. Che a me piace molto. La nostra cucina. Sì, è molto buona. Molto ricca. Vamos con l'olio. Abbondante, wow mamma. Vabbè, calcola che questa caponata sarà per quante persone, sette mamma? Persone. Sette. Lasciamo imbiandire la cipolla e quindi soffriggere. Aggiungiamo il sedano. Che bel colore che ha. Aggiungiamo le melanzane tagliate a cubetti. Olivi divise in due. A metà, olive. Sì. A metà. E i pomodorini. C'è un profumino. I capperi, possiamo anche aggiungerlo. Wow, che buona, buonissima. Mamma, qua tu non metti l'acciugo, ho visto. No. Perché già ci sono salati le olive e i capperi. Sì, ma poi c'è l'altro tipo di pesce, che diciamo è... C'è il tonno. Sì, il tonno. Il pesce spada. C'è il pesce spada. Esatto, ed è meglio, sinceramente. Diamo una mescolatina. Esatto. Pomodoro. Peperoncino, che a noi piace un molto sacco. Anche un pizzico di sale. Sì, un pizzico perché già ho esatto detto che sono salati gli altri esatto ingredienti. Aceto. Quanto mamma, basta. Ma l'aceto a cosa serve? Dare una certa sensazione di acidulo nel tipo di pietanza. Ed è molto interessante perché c'è poi il connubio con il pesce. Allora mamma, che cosa ci siamo dimenticati? Sì, in tutto il frangente del cibo che abbiamo inserito in questa pentola ci siamo dimenticati i peperoni. E mia madre già l'ha tagliata a pezzettini. Ecco qui, cioè, tre peperoni. Come si fa a dimenticarsi la cosa più buona che sono i peperoni? Infatti, che gli danno quelle quid in più. Perché alcuni i peperoni non glieli mettono, sì, lo lasciano sì, solo con le melanzane. È vero. Però noi in famiglia amiamo i peperoni e quindi li mettiamo sempre. Mamma mia, si sta bruciando. Wow, ma che buona, ma quanto è buona! Non si può dire. Ed adesso, appunto, è aggiunto il pesce spada, il tempo che si cuoce. E la caponata direi che è pronta. Sì, sì. Poi questa va servita fredda, sì, ovviamente, non calda. Buon appetito!